Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme il tiramisù light con yogurt greco. È perfetto per la colazione, una colazione molto gustosa, fresca e leggera allo stesso tempo. Per preparare una coppetta monoporzione abbiamo bisogno di 40 g di savoiardi, circa 4 savoiardi, 120 g di yogurt greco, una tazzina di caffè, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino circa di cacao amaro, e un po' d'acqua. Se decidete di prepararlo a colazione, vi consiglio di prepararlo la sera prima di andare a dormire, poi lo mettete in frigo così ha tutto il tempo di insaporirsi. Io preparo una sola porzione per me e la preparerò all'interno di questa coppettina. Se volete fare una cosa più sbrigativa, potete prepararla anche all'interno del contenitore dello yogurt, così non sporcate nulla. Allora, all'interno di questa ciotola ho messo una tazzina di caffè, una tazzina d'acqua e un cucchiaino di zucchero. Ho aggiunto l'acqua per allungare un po' il caffè, ma non è obbligatorio, quindi se preferite non lo mettete, mettete tutto caffè. E anche per quanto riguarda lo zucchero, io non riesco proprio a bere il caffè amaro, quindi ho messo un cucchiaino, però potete anche non metterlo. La preparazione è molto molto semplice. Allora, questa è la mia coppettina. Bagno il savoiardo nel caffè. Io adesso lo spezzo perché la mia coppettina, vedete com'è fatta. Quindi bagno velocemente il savoiardo nel caffè e lo inserisco sul fondo della mia coppetta. Spezzo un pochino a motivo della forma della mia coppettina. A questo punto aggiungo lo yogurt greco, mi pulisco un attimo le mani. Aggiungo il yogurt greco, sto registrando, sì. Aggiungo veramente deliziosa e potete consumarla senza sensi di colpa. È buono anche come dessert da servire a fine pasto. Ecco qui. Adesso faccio un altro strato con i savoiardi, anche qui devo spezzarli a motivo della forma della mia ciotola. Un altro pezzettino. Adesso copro nuovamente con lo yogurt greco e poi spolverizzo con il cacao amaro in polvere. Veramente veramente semplice e super veloce. Come vi dicevo, adesso spolverizzo con il cacao il mio tiramisù light a colazione, è pronto ed eccolo qui. Pronto per essere gustato, vi faccio vedere gli strati. Una delizia! Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se provate a farla, fatemi sapere. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto, lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, al prossimo video!